Vai, vai. Ok, salve a tutti. Allora, adesso entriamo, diciamo, nel tema effettivo del corso, che sono le librerie QT. E appunto parleremo di librerie QT. Io sono Alessandro, sono un membro del Paul. Vabbè, cominciamo. Allora, intanto per avere un'idea, chi è che ha programmato in C++ già qualche volta? In QT? Ok, va bene, allora vediamo un po'. Iniziamo a dare una breve panoramica su QT. Allora, intanto, perché abbiamo scelto di parlare di QT e non di qualche altro framework o toolkit grafico? Ce ne sono vari altri per, non so, le Wix, widgets o così via. Allora, prima ragione è perché è multipiattaforma, ovvero sia, voi con le QT potete sviluppare in C++ e avere un nutrito numero di vantaggi per quanto riguarda la portabilità del codice, ovvero QT vi risolve molti problemi che vi trovate ad affrontare quando invece programmate normalmente in C++, che vedremo tra poco. Vediamo intanto quali sono le piattaforme che supporta QT. Allora, QT supporta ufficialmente, ci sono due tipi di supporto, anzi davvero tre. Qui abbiamo le piattaforme ufficialmente supportate da Nokia. QT è un progetto che è stato, diciamo, acquisito da Nokia e che porta avanti Nokia. Allora, prima di tutto abbiamo Linux Embedded, e quindi senza avere un server X su un dispositivo embedded riusciamo ad avere un frame buffer e un window manager dei QT per avere un ambiente completo e funzionante. Poi ovviamente funziona sulle altre tre piattaforme principali, che sono Mac OS X, Windows e Linux, stavolta su X11. X, per chi non lo sapesse, è il server grafico su cui funzionano tutti i vari desktop, per dire KDE, Chrome, XFCE e così via, diciamo. È quello che vi dà l'interfaccia grafica sulle tipiche installazioni Linux da desktop. E poi abbiamo anche Windows CE e Windows Mobile, Symbian e Nico. Quindi anche su Embedded specifico, in particolare le QT sono il metodo principale per sviluppare su Symbian, che guarda caso è il sistema che fino a qualche tempo fa adottava principalmente Nokia. Ok, poi la comunità ha portato avanti invece dei porting su altre piattaforme che sostanzialmente vengono a coprire quasi l'intero panorama che può interessare a uno sviluppatore di interfacce grafiche o comunque uno sviluppatore C++, tra cui da Open Solaris a sistemi esoterici come Altu o Amiga OS e anche altre piattaforme embedded come iPhone e WebOS, Amazon, Android e BlackBerry. Allora, c'è da dire che il porting per iPhone, ad esempio, è ancora piuttosto sperimentale, work in progress, per cui non è che voi da oggi al domani potete portare la vostra applicazione su iPhone, però ci stanno lavorando, diciamo. Poi, nel caso non vi piacesse C++, ma volete sfruttare la potenzialità di QT come framework grafico, come toolkit grafico sulle varie piattaforme che supporta, ci sono dei binding, ovvero delle interfacce per utilizzare le librerie QT anche per linguaggi diversi. Abbiamo Java, C Sharp, PHP, Perl, ma un'altra infinità che potete trovare su internet. C'è da dire che però, come si può immaginare, non sono di una grandissima qualità questi binding. E anche perché è difficile, con la veloce evoluzione delle librerie, stare al passo, perché ogni modifica nelle librerie QT che sono scritte in C++ dovrebbe prevedere nel binding, non so, per C Sharp o Java, delle modifiche, quindi gli sviluppatori che non sono binding ufficiali non riescono a stare al passo. L'eccezione è Python, che con PyCute e PySide riescono invece a stare al passo, per cui nel caso tra di voi ci fossero programmatori Python vi consiglio di darci un occhio, perché è un metodo piuttosto diffuso per fare interfacce grafiche in Python. Secondo motivo è perché è free software. Infatti le librerie QT sono rilasciate sotto licenza LGPL 2.1 e nel caso il vostro progetto non sia compatibile con questa licenza, esiste anche una licenza commerciale, e questa volta quindi a pagamento, per poterlo sfruttare comunque. Dimmi. Ma sono LGPL? Io ho detto LGPL. Possono usare in programmi commerciali quindi. Sì, ho capito, però non lo so perché in effetti ne abbiano una licenza anche commerciale.
non però si possono linkare staticamente in un solo binario. Esatto. Devo distribuire il mio programma e libqt.qualcosa.so, che sarebbe la libreria dinamica. È un dettaglio implementativo, in realtà non è così importante. Va bene. Poi la richiesta, infatti, Qt non è soltanto un toolkit grafico, ma offre molte altre cose che, diciamo, rendono molto più agevole lo sviluppo in C++. Rende lo sviluppo più semplice, più uniforme sulle varie piattaforme e offre anche delle vere e proprie nuove funzionalità che in C++ di per sé non c'erano. Ad esempio, le meta call, che permettono di invocare un metodo di una classe per nome, ovvero sia tramite una stringa. Ad esempio, io ho un oggetto e voglio chiamare il metodo tra virgolette, quindi su una stringa saluta, e posso chiamarlo in questo modo, che in C++ è una cosa che non si poteva fare. Comunque vedremo in dettaglio più avanti l'introspezione, come si chiama. Allora, vediamo i moduli. Quindi, come è composto Qt? È composto, allora, da veramente moltissimi moduli. Noi daremo una rapida scorsa. Allora, c'è Qt Core, che sono tutte le classi principali, quindi non so, le stringhe, la lista, le hashmap, i tipi interi e questo genere di cose. Qt GUI, che sono tutto quello che riguarda le interfacce grafiche, quindi i widget per creare i form, il calendario e tutte queste cose. Poi abbiamo un modulo per il multimedia, quindi per riprodurre video e audio, per comunicare con la rete, quindi ad esempio ci sono delle API per fare richieste HTTP, FTP o per creare socket. Quindi tutto questo in maniera indipendente dal sistema operativo su cui vi trovate. E ad esempio, non lo so, un tipico problema di quando si scrive del codice che deve essere funzionale sia sotto Windows che sotto Linux sono i thread, no? Perché i thread, le piattaforme Unix-like o comunque POSIX, che libreria si utilizza, si utilizzano i POSIX thread, e quindi i thread. Ma sotto Windows questi non sono disponibili nativamente, per cui grazie a Qt noi abbiamo un'astrazione, grazie alla classe Qt-thread, che vedremo infine, che ci rende tutto questo uniforme e a noi trasparente. Poi abbiamo OpenCPL, la possibilità di fare scripting, SQL, linguaggi di query per database relazionali, che tutti quanti conoscerete, meno vagamente. SVG è un formato di grafica vettoriale, basato su XML, piuttosto diffuso. Poi Qt WebKit, che permette di integrare il motore WebKit, il motore HTML WebKit, nelle vostre applicazioni. E quindi, per chi non lo sapesse, WebKit è il motore di rendering HTML che sta alla base di Chromium, Safari, Google Chrome e altri browser secondari, diciamo. Poi vabbè, ci sono delle API per XML e altre cose che vabbè, sono piuttosto secondarie attualmente, le tralasciamo. Allora, se volete sviluppare con Qt, cosa dovete fare? Dovete procurarvi l'SDK, cioè Software Development Kit, e possibilmente Qt Creator. Qt Creator è la scelta naturale per sviluppare sotto Qt, perché offre tutte delle facilities per diciamo tutte quelle cose che un IDE, un ambiente di sviluppo non specifico per Qt, diventano piuttosto ostiche. Ad esempio, se voi avete una lista, una QList come vedremo, con un ambiente di sviluppo qualsiasi, non avete, quando ci passate sopra il mouse mentre fate debugging, la lista degli elementi, ma avete tutta la complessità che c'è dietro a QList. Invece con Qt Creator tutto questo viene completamente nascosto ed è tutto trasparente. Poi è un designer di interfacce molto ben fatto e lo stato dell'arte per sviluppare interfacce grafiche in Qt, che daremo un occhio. Poi una avanzata funzionalità di refactoring, il debugger ottimizzato per Qt, come dicevamo, e poi l'integrazione con alcuni sistemi di versioning come CVS, Git, Mercurial e Subversion. Se vogliamo dare un occhio rapido a Qt, allora questo è Qt, ripeto. E sostanzialmente abbiamo qui di fianco il progetto con tutti i file, gli header, come ci ha detto prima Fede, avremo gli header che contengono la parte, diciamo, descrittiva delle nostre classi, e da questa in sources invece nei file C++ avremo la vera e propria implementazione dei metodi, diciamo, il cuore. Poi abbiamo la visuale, questa è la visualizzazione di modifica, infatti vedi. Poi abbiamo la visuale di debug, dove appunto qui di fianco, quando eseguiamo
quando eseguiamo, ad esempio qui abbiamo un semplice esempio che dopo magari farò vedere, possiamo eseguirlo in debugging, ecco qui dietro, e la freccetta indica dove è l'esecuzione corrente, insomma è un classico debugger, e qui di fianco abbiamo tutti i valori delle variabili, ad esempio qui c'è la lista e vari altri elementi, comunque sono tutti i dettagli che vedremo meglio. Una cosa molto comoda in Qt Creator è l'integrazione con la guida, ovvero sia voi semplicemente premendo F1 su QString avrete qui di fianco, che adesso la risoluzione è troppo bassa per poterlo far vedere, vabbè adesso l'ho fatto tutto schermo, comunque sia, avrete una risoluzione decente, non come io sul proiettore, potete vedere di fianco la documentazione della vostra classe e quindi è molto comoda da utilizzare. Procediamo, allora, come dicevo, abbiamo Qt ci offre un livello proprio sopra C++, ovvero sia, teoricamente voi potreste non usare più int, non usare più char e tutte queste cose, perché Qt vi offre delle alternative, in particolare per i numeri interi, quanti di voi sa che tra una piattaforma e l'altra, un intero, un long int, possono avere dimensioni in bit differenti, e questo spesso crea problemi. Per questo Qt crea un'astrazione definendo i tipi quint8, quint16, quint32, quint64 ad esempio, che permettono di avere uniformemente su tutte le piattaforme supportate da Qt un tipo di dati di cui voi siete certi della lunghezza. Quindi un quint8 sarà sempre di 8 bit e quindi sarà un byte, un quint16 sarà sempre 16 bit e non dovrete più stare a fare size of o verificare cose simili per o addirittura definire voi questi tipi di dati per avere la certezza di avere a che fare con tipi di dati della dimensione giusta che vi servono. E quindi questa è una delle, diciamo, uniformità che ci offre Qt sulle varie piattaforme supportate. Come ha detto prima, come ha accennato prima Fede, le stringhe di C++ non supportano Unicode nativamente, e questa è una grossa pecca, e Qt ci permette di sorpassare questa limitazione definendo due classi, QChar e QString. QChar è un carattere Unicode a 16 bit, ovvero sia, per essere precisi, per chi sapesse la differenza, QCS2, insomma sostanzialmente permette di rappresentare la E accentata o tutti quei caratteri che non sono nel set ASCII, il set standard, diciamo, americano delle lettere e dei numeri e queste delle cifre, diciamo. Una QString, indovina, non è nient'altro che un array di QChar che offre alcuni metodi che ora guarderemo. Le QString, per chi di voi usa Java saprà che le stringhe sono immutabili, no? Non potete una volta che avete definito una stringa non potete modificarla, cioè se gli aggiungete un pezzo o fate un replace o cose simili la state riallocando da un'altra parte. Qt usa un approccio un po' più intelligente, diciamo, che è quello copy and write, ovvero potete modificare una stringa, ma una volta che la modificate lui ve ne crea una copia, e volendo è anche possibile, però è la differenza sta qui, accedere direttamente ai dati con un puntatore ad un array di char, quindi diciamo di byte, e modificare. Allora adesso diamo una rapida scorsa alla classe QString, che è una classe con cui si avrà a che fare di frequente, e vediamo come funziona. Allora, richiamare una stringa è piuttosto semplice, basta fare QString uguale QString stringa uguale a salve a tutti, e poi vediamo, diamo una panoramica rapida dei metodi. Chop è un metodo che permette di troncare una stringa rimuovendo gli ultimi n caratteri che gli si passano, ad esempio chop2 della stringa che abbiamo creato toglie gli ultimi due punti esclamativi. Come le stringhe di C++ che ha presentato Fede, è possibile usare l'operatore più uguale per concatenare una stringa su un'altra stringa, quindi se noi la stringa facciamo più uguale come, otterremo salve a tutti come, o in alternativa si può usare punto append, che non fa nient'altro che aggiungere in fondo la stringa passata. Stringa.insert permette di inserire a un certo punto della stringa un'altra stringa, oppure c'è remove, abbiamo replace. Una cosa interessante è che replace supporta nativamente le espressioni regolari. Chi di voi sa cosa sono le espressioni regolari, le mai usate? Ok, questo risulta molto comodo senza dover stare a usare classi esterne che comunque
comunque esistono e a cui daremo un rapido occhio. E quindi si può fare un replace, ad esempio, non so, sul punto asterisco per rimpiazzare tutti i caratteri con un altro carattere. Mid prende come parametro in it, serve per creare una sottostringa e prende come parametro da dove si vuole partire per creare la stringa e quanti caratteri prendere, e quindi mid 2, 2 parte dal secondo carattere e ne prende 2, quindi se avevamo ciao a tutti prende AO. Left e right prendono rispettivamente i primi e gli ultimi n caratteri che ci si passano. Repeated permette di ripetere la stringa più volte, ad esempio punto repeated 2 vi permette di ripetere più due volte la stessa stringa. Index of è abbastanza diffuso tra tutti i linguaggi di programmazione, diciamo, orientati oggetti, si trova spesso e serve per trovare l'indice, l'indice della prima occorrenza di una certa stringa. E ecco, poi esiste l'operatore parentesi quadre che, come se fosse un array di caratteri, permette appunto di ottenere l'ennesimo carattere ed è tutto equivalente al metodo punto e. Count conta il numero di occorrenze di una certa stringa. E poi abbiamo length, contains che ci dice se una stringa è contenuta, vero o falso, end sweet, start sweet, che insomma è abbastanza intuitivo cosa facciano. Ok. Poi per creare una stringa a partire da un numero c'è il metodo statico più string number. Ecco, non so se ho passato bene il messaggio prima. Allora, per chiamare una classe ci possono essere dei metodi statici, ovvero sia dei metodi che non interagiscono con i dati della classe, ma sono semplicemente una funzione, diciamo, che sta all'interno di una classe ma non interagisce con i metodi. Sono utilizzabili da qualsiasi parte senza necessità di avere un'istanza della classe, senza necessità di avere un oggetto. Per cui string.number, cioè string.number, diciamo, è il vecchio i2a, no? Quello che in C serviva per convertire un numero in un array di caratteri, ovvero sia in una stringa. Una cosa che si usa molto di frequente con PlusString è la arg, ovvero sia, se voi scrivete una stringa, create una PlusString che contiene per 101, per 102, per 103, anche ripetendo più volte uno di questi, diciamo, token identificatori, e poi chiamate su questa stringa arg, lui sostituisce, a seconda del numero della volta che avete chiamato arg, per 101, per 102, per 103 con quello che gli passate. Ad esempio, in questo esempio abbiamo siamo per 101 amici e ci piace per 102. Il primo arg sostituisce per 101 con 3 e il secondo arg sostituisce per 102 con mangiare. Oh, non mi sembra particolarmente complesso, no? È una sorta di la vecchia printf piuttosto rivista, permette di riutilizzare più volte la stessa lo stesso parametro, quindi esempio se ci fosse siamo per 101 amici e per 101 di nuovo verrebbero rimpiazzate entrambe con il primo arg. Ok, per passare comunque sia, come dicevamo, QString è solo un framework, quindi può capitare di dover interagire con, non so, ad esempio le API di Windows, che non si aspettano una QString come parametro, ma si aspettano un array di caratteri o un butcher T, non entriamo nei dettagli. Diciamo che può essere utile passare quindi dalla QString al vecchio array di caratteri. Come si fa? Allora, intanto abbiamo detto che la QString rappresenta dei caratteri Unicode e quindi più lunghi dei classici 8 bit dell'array di caratteri. Per cui prima di tutto dobbiamo chiamare su mia stringa, che è la nostra QString, toLocal 8 bit, che praticamente cosa fa? Semplicemente, se possibile, riduce la QString Unicode in un array di caratteri della codifica locale. Tipicamente sarà, non so, Latin 1, che è la codifica dell'Europa occidentale, cioè quella che viene usata per di più nelle nostre macchine, e poi il punto data che ci restituisce direttamente il puntatore ai dati veri e propri. E quindi possiamo ad esempio utilizzare cout, che adesso non mi ricordo se l'ha presentato passandogli appunto un array di caratteri, e quindi possiamo interagire con cout che fa parte della libreria standard C++. Ok, adesso diamo una rapida occhiata ai contenitori che
cosa ci offre? Prima abbiamo visto tutti quelli delle STL, che no, di vero abbiamo dato una, abbiamo visto Vector e qualcos'altro. Qt ce ne offre altri e sinceramente sono più belli e più semplici da usare. No, non è vero, molte funzionalità sono equivalenti, però diciamo che sono molto meglio per interagire con tutto il resto della libreria Qt. Quindi, non so, avete una lista, un controllo lista in un form, non è che gli passate un vector, gli passate una QList. Ok. Quindi, cosa c'è da dire? Intanto usate i template, come abbiamo visto anche prima Vector, utilizzate i template, quindi quando noi dichiariamo una QList dobbiamo decidere una QList di che cosa? Cioè vogliamo una lista di stringhe, vogliamo una lista di puchar, vogliamo una lista di int, e quindi come si fa per specificarglielo? Quando la si dichiara si dichiara QList e tra parentesi, diciamo tra segni di maggiore e minore, il tipo che deve essere. Sono anche presenti un certo numero di contenitori di tipo chiave valore, quindi la tipica, ad esempio, si può pensare all'hash set che Java, che permette sostanzialmente di associare, o dizionari sono noti come dizionari, permette di associare ad una chiave un valore. Adesso vediamo qualche rapido esempio. Allora, per quanto riguarda i contenitori semplici, abbiamo QList, che ha un accesso via indice piuttosto rapido. Ovviamente a seconda delle vostre esigenze abbiamo diversi tipi di contenitori e conviene usarne uno o un altro. QList ha un accesso via indice molto rapido ed è implementato internamente con un array di puntatori. Una linked list, come tutti quanti avrete visto a informatica 1 come si costruisce una lista concatenata, ecco, sotto questa funziona in quella maniera. Ed è molto utile per quando bisogna effettuare molti inserimenti e rimozioni, perché non richiede di, ad esempio, spostare tutto un array. Invece è proprio quello che fa QVector. QVector è il più prestante di tutti, a patto che non dobbiate fare molti inserimenti in mezzo o all'inizio, o eliminazioni, perché questo, se voi rimuovete il primo elemento, questo richiede di spostare tutto l'array indietro in una posizione. Quindi diciamo che se avete una lista, bisogno di un contenitore che si presuppone cresca soltanto, ad esempio, oppure che abbia una dimensione fissata e rimarrà sempre quello, QVector è il più prestante. Poi abbiamo QStack e QQ, che sono in verità una sorta di interfaccia, diciamo, un po' più elegante per vedere un tipo di contenitore a pila rispetto a uno a coda, ma in verità QStack è basato su QVector e QQ è basato su QList. Un QSet che cos'è? Semplicemente un contenitore che non è ordinato e non può contenere duplicati ed è basato su una query, che ora vediamo che cos'è. Allora, prima vediamo un attimo qualche esempio. Tutti questi contenitori hanno interfacce direi quasi del tutto identiche, per cui vediamo rapidamente solo QList, che è quello che si trova più anche nelle interfacce, nelle API di Qt, ad esempio per creare, come diciamo prima, una lista di elementi, una lista grafica di elementi. Allora, dichiariamo la QList, gli specifichiamo che deve essere una lista di costring, e poi facciamo append primo e inseriamo un elemento. È anche possibile inserire un elemento con l'operatore più uguale o tramite il metodo pushback, ok? E poi ci sono tutta una serie di metodi per la rimozione o l'inserimento in mezzo che vi rimando alla documentazione che stiamo qui a presentare. Una cosa molto interessante che introduce Qt è il ciclo for each, che in C++ di per sé non esiste. Non esiste il ciclo for each. Chi conosce Java sa che cos'è il ciclo for each. Ciclo for each, se voi avete un contenitore che è formato da vari elementi, permette di, se voi volete ciclare sopra, classicamente cosa si fa? Si dichiara un intero, no? L'intero procede da 0 fino al numero di elementi nel contenitore e poi si accede al contenitore via indice, quindi prendi, non so, lista tra quadre 1, lista tra quadre 2, lista tra quadre 3. Ecco, questo è un metodo più elegante di scorrere gli elementi in una lista, che permette semplicemente, ad esempio, se abbiamo la nostra lista di prima formata di string, se facciamo for each qstring elemento virgola lista, all'interno del nostro for each avremo a disposizione una variabile elemento che rappresenta di volta in volta un elemento del nostro contenitore.
E quindi non dobbiamo stare a lavorare su indici, e questo è, diciamo, molto elegante. Si noti che, abbiamo detto, foreach potrebbe sembrare una parola chiave, una cosa completamente nuova nel linguaggio, in realtà no, in realtà è semplicemente ottenuto grazie a una serie di macro, grazie praticamente a una macro, e quindi offre questa funzionalità aggiuntiva senza dover richiedere modifiche al compilatore o diciamo generatori di codice, come vedremo invece più avanti. I contenitori chiave valore, di cui abbiamo accennato prima, sono sostanzialmente quattro e sono di due tipi. Quelli diciamo basati su hashing, ovvero sia che devono avere la caratteristica di non essere ordinati, ma hanno lookup molto rapidi perché si basa, la chiave è, viene memorizzata come suo hash e quindi è possibile accedere molto rapidamente. Altrimenti, se è richiesto ad esempio l'ordine, abbiamo bisogno di un array associativo, un dizionario, un contenitore chiave valore, come volete chiamarlo, si usa più classicamente una QMap, al quale che però può anche avere più di un elemento, cioè se vogliamo che una chiave corrisponda a più di un elemento, cosa dobbiamo usare? Usiamo QMultimap oppure QMultihash a seconda del metodo che, di accesso che vogliamo avere. Qui un altro esempio di utilizzo dei template, perché gli passiamo due parametri nella dichiarazione. Il primo ci permette di specificare il tipo della chiave e il secondo il tipo del valore. Ad esempio possiamo fare una QHash di stringhe ed interi per memorizzare una sorta di classifica. Quindi facciamo QHash di string int, punteggio, e poi facciamo delle insert. L'insert ovviamente come primo parametro che cosa prenderà? Una QString che rappresenterà la chiave e come secondo parametro un intero che rappresenta il punteggio vero e proprio. E poi un metodo diciamo elegante di accedere alla nostra hash è utilizzare l'operatore parentesi quadre, ovvero sia normalmente noi ci siamo abituati a vedere che l'operatore parentesi quadre si utilizza soltanto con indici in un array, no? In realtà, grazie a C++ e speriamo nei dettagli, però all'overload degli operatori, possiamo anche specificare un quel tipo qualsiasi, in questo caso una stringa. Quindi noi stiamo accedendo alla nostra QHash tramite la chiave, che in questo caso è Mario, quindi presumibilmente che questo dovrà stampare sullo standard output, ci out punteggio Mario, ci darà 123, cioè il valore corrispondente alla chiave. Ok, sì, qui ci sono domande, curiosità, qualcosa. Ma dopo te lo chiedo. Dovrei arrivare la cattura. Va bene. passiamo a vedere una semplice applicazione con Swarm che si chiama, chiamato QtGrep, che diciamo emula molto semplicemente quello che fa Grep, che è uno strumento della linea di. Uno strumento che si usa solitamente da linea di comando sotto i sistemi Unix, che permette di cercare all'interno di un file con un'espressione regolare per appunto trovare all'interno di un file ad esempio una stringa o una serie di cifre o cose simili. Adesso gli diamo un occhio. Per la ricerca appunto utilizzeremo le espressioni regolari che sono disponibili in Qt tramite QRedX. Vediamo qua e appunto sono molto potenti e sono utilissime nel caso si debbano effettuare ricerche, sostituzioni e così via. Per accedere alle cartelle si utilizza QDIR, che poi per i file, e poi vedremo un'alternativa agli string che ci ha presentato Federico, come sono diciamo wrappati in Qt, che sono i QText string. Ok, facciamo una breve demo. Facciamo il progetto. Allora, vediamo intanto come è strutturato. Qt è molto rinomato come toolkit grafico, però possiamo anche utilizzare semplicemente le sue librerie, per esempio tutto quello che abbiamo visto finora abbiamo ancora accennato quasi per nulla alla grafica, in un'applicazione console, che è proprio quello che fa il nostro QtGrep. Si riesce a leggere il codice o devo gradirlo? Cosa? Si legge? Ok. Allora, la prima cosa
variabile globale che rappresenta lo standard output, ovvero sia la console, quello su dove scrive la vecchia printf. E prima di tutto lo wrappiamo, cioè lo includiamo all'interno di un Qt Stream, che è la versione degli stream con cui si lavora all'interno del framework Qt. Poi facciamo una cosa abbastanza classica, voglio dire, che si fa anche nei programmi C, ovvero sia verifichiamo il numero di argomenti, perché tutti voi sappiate che cos'è argc e cos'è argc. Verifichiamo che il numero di argomenti sia 2, perché il nostro Qt grep, come parametro, cosa fa? Cerca nella cartella, in tutti i file nella cartella corrente, la regexp che gli passeremo come primo parametro della linea di comando. Quindi prende solamente un parametro e lo cerca in tutti i file della cartella corrente. Un esempio molto semplice per dimostrare un po' l'utilizzo di contenitori. Allora, che cosa facciamo? Per prima cosa dichiariamo una QMap, che è un array associativo, che ho detto, un contenitore chiave valore, di nome results, che associa una stringa a un numero intero. Perché? Perché noi prenderemo tutta la lista di file nella cartella corrente e conteremo il numero di occorrenze dell'espressione regolare all'interno di ciascun file e alla fine lo stamperemo. Poi inizializziamo la regular expression sull'argomento 1 e poi con QDIR prendiamo la lista di file della cartella corrente. Ora, QDIR è possibile ovviamente passare il nome di una cartella per lavorare su quella. QDIR ci permette, non so, di cancellare una cartella, prendere i file che contiene, prenderne il nome, il percorso completo, questo genere di cose. Se non gli si specifica niente, prende la cartella corrente, ovvero sia, se siete da linea di comando, la cartella in cui vi trovate dal terminale. Okay? Per cui, con il metodo entryList, specifichiamo il filtro, ovvero sia vogliamo soltanto i file, altrimenti le default vengono restituite anche le cartelle, le sottocartelle e così via, e ci viene restituita una QList di string, di QString, ovvero sia una lista di QString. Poi utilizziamo il nostro metodo forEach su questa lista e ci verrà messo ciascun elemento di files all'interno della variabile fileName che potremo poi utilizzare all'interno del nostro, di tutto il nostro forEach. Quindi con QFile possiamo aprire il file, adesso qui non entriamo nei dettagli e mando la documentazione perché esiste, ma non sono una panoramica, e creiamo un altro Qtx stream che ci permette di leggere dal file che abbiamo istanziato e abbiamo aperto in sola lettura. Tramite questo Qtx stream ci offre il metodo readAll che permette di leggere interamente da capo a fondo lo stream. E lo leggiamo completamente in una QString. Ovviamente questa non è una buona pratica di programmazione perché il file potrebbe occupare diversi giga e caricare su tutte le memorie non è una grande idea, però a fini didattici per mantenere la cosa semplice abbiamo pensato di fare così. Poi adesso diamo un occhio a come funziona la regexp. Allora inizializziamo il conteggio delle posizioni e del numero di occorrenze che abbiamo incontrato nel file a 0. E poi facciamo un semplice ciclo che ci restituisce che finché all'interno del nostro file troviamo l'occorrenza della regular expression, procediamo cercando a partire dal punto successivo dove quella regular expression ha matchato, ovvero sia dove all'occorrenza che abbiamo trovato, e cerchiamo di nuovo. E ogni volta che possiamo andare avanti incrementiamo il numero di occorrenze. Così alla fine riusciremo a sapere quante volte ha matchato. Se poi infine, se il numero di occorrenze maggiore di 0, inseriamo nella lista dei risultati, la QMap che abbiamo dichiarato prima, il nome del file con relativo numero di occorrenze. Okay. Quindi concludiamo semplicemente stampando i risultati della nostra ricerca. Quindi facciamo un foreach su results.keys. Results.keys che cosa ci restituisce? Abbiamo detto che una QMap è un insieme di chiave valore. .keys ci restituisce la lista di tutte le chiavi che sono presenti in results. E quindi utilizziamo la forma che abbiamo visto prima per creare una stringa in maniera elegante e scriviamo sulla console
per 101 ha per 102 occorrenze, dove per 101 verrà rimpiazzato con file name e per 102 con results tra quadre e file name, quindi il valore che corrisponde alla, al nome, alla, alla chiave su cui stiamo ciclando. Ok, andiamo a dare un attimo un occhio, vediamo come funziona, se funziona. Allora, beh, vediamo, allora, innanzitutto per fare il build della, della nostra applicazione si utilizza questo pulsante qua in basso, fa build e tutto è andato a buon fine. Per l'esecuzione si può utilizzare questo pulsante, per l'esecuzione in debug quest'altro, però adesso noi abbiamo compilato e lo useremo da linea di comando per poter gestire meglio la cartella corrente e i parametri che vogliamo passargli. Per cui entriamo nella cartella dove è stato costruito il nostro Qt grep. Vediamo che file ci sono. E c'è questo Qt grep che è il nostro eseguibile. Lo lanciamo. Allora, intanto prima di tutto vediamo il contenuto del file asd.txt. Contiene ciao, asd, ciao, asd. Insomma, adesso noi proveremo a lanciare il nostro Qt grep con l'espressione regolare ASD, che in verità non sfrutta per niente la potenzialità delle espressioni regolari, poi magari proviamo con qualcosa di più complicato e vediamo se ci troverà il numero di occorrenze corretto nella cartella corrente. Cercherà su quali file? Su ASD.txt, di cui abbiamo visto il contenuto, su main.o, makefile e qtgrep stesso, che probabilmente non matcheranno e quindi non dovrebbe eseguire niente. Ok. Abbiamo eseguito qtgrep passandogli col primo parametro ASD e quindi lui ha cercato in tutti i file e ha trovato che in ASD.txt ci sono due occorrenze di ASD. Ok? Proviamo a passargli una regular expression un po' più, diciamo, sensata. Proviamo a cercare, non lo so, il numero di occorrenze di C o A. Questa è un'espressione, una semplicissima espressione regolare che ci permette di dire matcha il carattere C o il carattere A. Vediamo cosa succede. Ecco. In as.txt ha matchato 4 volte perché abbiamo 2A e 2O, cioè 2A e 2C. E poi ha matchato anche gli altri file, ma questo non ci interessa. C'è qualche dubbio su questo semplice esempio? No. Ok. Ora possiamo vedere che cos'è QObject, che è un po' il cuore di tutto il modello oggetti su cui si basa Qt e che offre molte potenzialità aggiuntive di cui abbiamo accennato prima. Allora, finora abbiamo visto Qt come una sorta di aggiunta di classi, no? Ma a parte il ciclo for each non abbiamo visto concreti miglioramenti al linguaggio stesso. Con QObject abbiamo qualcosa veramente in più, che si spinge oltre C++. Questo è possibile, non è possibile semplicemente utilizzando il compilatore normale, ad esempio il C++, ma bisogna far passare sui nostri file sorgente un altro strumento fornito con l'SDK di Qt che si chiama mock. Mock permette di generare codice che potremmo utilizzare durante l'esecuzione per fare un certo numero di cose, in particolare stabilire una gerarchia tra gli oggetti, ovvero sia un oggetto può contenere una serie di riferimenti ad altri oggetti che chiameremo figli e per cui questo oggetto, gli oggetti figli avranno, invertendo la relazione, l'oggetto principale come padre, oppure se gli segnali gli slot, che sono una funzionalità al cuore di Qt, di cui parleremo, le proprietà e l'introspezione. Allora, vediamo come è fatta una classe che utilizza QObject minimale. Allora, come ci ha presentato prima Fede, noi dividiamo il file, una classe in due file, testClass.h e testClass.c++. La nostra classe, che chiamiamo testClass, prima di tutto vediamo che fa, c'è un due punti public QObject. Ora, questo non ci è stato presentato nel talk precedente, però si chiama ereditarietà. Vuol dire che QObject è un'altra classe da cui la nostra classe testClass prende tutti i metodi, tutti i dati e implicitamente li ha disponibili senza doverli ridichiarare. Inoltre
dobbiamo inserire a questo appenato poi all'inizio della dichiarazione della classe QObject, ovvero sia una specie di una define che nasconde al suo interno un certo numero di cose che non andiamo a vedere nel dettaglio, che offre tutta la funzionalità aggiuntive che vedremo. E poi niente, abbiamo un costruttore, come ci ha spiegato prima Fede, che prende come parametro parent, ovvero sia ad ogni QObject noi possiamo passare al costruttore il genitore. In questo modo, se ci pensate, questo è sufficiente per stabilire una gerarchia, perché se noi abbiamo installiamo una nuova classe, ci sarà un nodo radice che non avrà genitori, e poi i suoi figli, per creare una relazione di parentela, sarà sufficiente dichiarare i suoi figli passandogli come parametro al costruttore e il nodo radice. Vediamo come. Allora, la creazione di un albero degli oggetti. Qui c'è un semplice esempio. Abbiamo la nostra classe basica che abbiamo visto prima, abbiamo la prima istanza, che non ha genitori, prende come parametro del costruttore, che è qui, questi sono i parametri del costruttore, questo abbiamo visto velocemente, per cui penso che sia piuttosto difficile da digerire, però sostanzialmente qui ci sono i parametri del costruttore, quindi null, ovvero sia un puntatore a niente, vuol dire che è un nodo radice e che non ha alcuna relazione di parentela. Poi dichiariamo figlio 1 e figlio 2 e li passiamo come parametro a nonno. Automaticamente noi avremo una relazione tra nonno, figlio 1 e figlio 2. Ok? Ancora possiamo fare questi tre nuovi oggetti a cui passiamo come parametro figlio 1, e quindi figlio 1 avrà come appunto a sua volta figli nipote 1-1, nipote 1-2, nipote 1-3 e nipote 2-1 invece sarà figlio di figlio 2. Volendo possiamo scrivere un semplice metodo, una semplice funzione che ci stampa questa relazione di parentela. Come funziona? Semplicemente tramite il metodo children sul nostro oggetto radice che riceve la funzione, noi chiamando children otteniamo una full list di QObject che sono figli, e per cui senza dilungarci eccessivamente in questi dettagli possiamo creare l'albero, ovvero questo qui sarebbe no, questo 1 sarebbe nonno, e abbiamo figlio 1 e figlio 2, e qui ci sono i figli di figlio 1 e il figlio di figlio 2. Questo perché è utile? È utile quando si progettano interfacce grafiche per stabilire una relazione non tanto di padre e figlio, che non ce ne frega una mazza, ma di contenuto e contenitore. Quindi ci sarà la finestra principale che conterrà, non so, il menu, la barra di stato, una casella di testo, oppure un altro contenitore all'interno della finestra che può contenere a sua volta altri widget che si chiamano i componenti grafici di Qt. E quindi è questa la ragione per cui è stato implementato completamente in tutti i QObject, che sono praticamente la maggior parte delle classi che espone Qt, questo tipo di parentela. Ora arriviamo al cuore vero e proprio di una pesante innovazione che ha portato Qt nel mondo della programmazione C++, che sono i segnali e gli slot. Quando noi programmiamo un'interfaccia grafica, classicamente come si fa, ad esempio con altri toolkit? Quando uno preme su un bottone, che cosa succede? Alla creazione di quel pulsante è stata associata una funzione da richiamare alla pressione. Ecco, in Qt questo concetto viene ampliato e sviluppato con il concetto di segnali di slot. Quindi senza utilizzare le callback come si fa classicamente, diciamo. Vediamo come funzionano i segnali e gli slot. Allora, noi abbiamo quattro QObject, e ogni QObject può esporre dei segnali e degli slot. Un segnale che cos'è? È una dichiarazione, è una sorta di evento. Ad esempio, un segnale potrebbe essere la pressione di un pulsante in un'interfaccia grafica, oppure il movimento del mouse su un componente grafico, oppure la chiusura di una finestra. Quindi questo è il concetto di segnale. E ad esempio possiamo pensare a un oggetto 4, potrebbe essere la nostra finestra, che espone segnale 1, possiamo pensarlo come la pressione del mouse. I segnali, per essere utili, perché di per sé sono solo un evento, una dichiarazione diciamo astratta, per essere utili, devono essere associati a uno slot. Uno slot è un metodo, una funzione, diciamo, che può esporre una classe al quale appunto si associano i segnali. E poi vale una relazione del tipo: un segnale possono essere associati in molti slot,
e un rotor possono essere associati in molti segnali. Quindi, come abbiamo detto, vediamo un esempio. Allora, iniziamo a entrare nell'ambiente grafico di Qt. QWidget è la classe che implementa tutto quello che sono i componenti grafici, quindi un bottone sarà un widget, la finestra stessa sarà un widget, una casella di testo sarà un widget. Quando track button, per noi adesso possiamo vederlo come il concetto di bottone, in verità è un'astrazione, poi in verità dietro a quando track button ci può stare la casellina cercabile, no? Con il quadrino cercabile, oppure un pulsante vero e proprio, un'immagine cliccabile e così via. Però immaginiamoci che qua abstract button sia un pulsante vero e proprio e che appunto eredita, per cui rimaniamo al concetto di eredità, prende tutti i metodi e tutti i dati che ha QWidget e li fa suoi e estende QWidget. Quindi abstract button quindi è un QObject, come possiamo dire, e espone un certo numero di segnali. Noi su un pulsante possiamo premere, ovvero sia quando clicchiamo in basso e teniamo premuto, possiamo rilasciare il pulsante, oppure clicked sostanzialmente riassume i due eventi in uno solo, oppure toggled, come abbiamo detto potrebbe essere una checkbox anche, una casella cliccabile, quindi è l'evento che si verifica quando si cambia il valore di selezione di questa checkbox, di questa casella selezionabile. E quindi abbiamo questi segnali. Ora immaginiamo di voler effettivamente fare qualcosa alla pressione di un pulsante e quindi dovremo associargli uno slot, che sarà in un'altra classe. Vediamo come. Allora, ritorniamo alla nostra test class che abbiamo visto prima. Abbiamo sempre il nostro costruttore che prende il padre, ma a questo punto non ci interessa. E aggiungiamo una nuova sezione all'interno della nostra classe che si chiama public slots, ovvero sia dove vengono definiti tutti gli slot che la nostra classe funziona, che la nostra classe offre. I segnali abbiamo detto che sono un concetto astratto e quindi non possono essere, non sono vere e proprie funzioni che vanno implementate, invece gli slot sì, perché devono effettivamente gestire il segnale. E quindi nella nostra test class, nel nostro file testclass.c++ avremo se abbiamo uno slot myButtonClicked, avremo l'implementazione del metodo myButtonClicked che potrà ad esempio, non so, confermare, quindi non so, scrivere un file o fare qualsiasi cosa, è la risposta a un evento, ok? Come facciamo a creare la relazione effettivamente tra un segnale e uno slot? Si utilizza il metodo connect. Il metodo connect è un metodo di QObject che, come abbiamo visto prima, è la classe che sta alla base di tutto il modello oggetti, che permette appunto, ad esempio, immaginiamo di avere un push button, che è un bottone vero e proprio che eredita da QAbstract button. Se vogliamo collegare il suo evento di click al nostro myButtonClicked della classe su cui stiamo lavorando, come facciamo? QObject connect, gli passiamo un riferimento a bottone. Poi qui, ecco, adesso la sintassi è abbastanza, prendila come è, perché entrare nell'interna di perché ci sia questo signals non è utile in questo momento, però diciamo che c'è signal e poi si passa la firma, ovvero sia il nome della funzione e i parametri che prende del segnale a cui vogliamo associare la nostra classe. Poi this, ovvero sia gli stiamo dicendo prendi il bottone, prendi l'evento clicked e associalo allo slot myButtonClicked, senza microfono, cercherò di parlare forte, e associalo allo slot myButtonClicked di this, ovvero che, come ci ha fatto vedere prima Fede, è l'oggetto corrente, okay? E quindi si stabilisce la relazione. Volendo, questa cosa è piuttosto noiosa, voglio dire, ogni volta che noi vogliamo collegare uno slot a un segnale dobbiamo chiamare il metodo connect. Immaginatevi un'interfaccia grafica completa dove magari ci sono un centinaio di segnali da gestire, da associare uno slot. È veramente scomodo dover chiamare 100 volte la connect, scrivere a mano nel codice,
collegami questo oggetto, lo slot di questo oggetto col segnale di quest'altro. Per cui tramite la convenzione, tramite convenzioni, è possibile automaticamente collegare segnali e slot. Come? Ora vediamo. Allora, prima di tutto, quanto manca? Sono le 7 e 7. Vabbè, allora cercherò di muovermi rapidamente. Magari passiamo a vedere come funziona su Qtable la cosa. Diciamo semplicemente che ogni QObject, oltre alle proprietà che abbiamo visto adesso, può avere anche un nome, ok? Un nome, ad esempio avremo un QBashButton che si chiama, che conferma, e quindi lo possiamo chiamare conferma, ok? Quindi se noi all'interno della nostra test class dichiariamo uno slot che si chiama on nome figlio, ovvero sia in questo caso abbiamo detto che abbiamo chiamato conferma, on conferma nome segnale, quindi on conferma clicked, automaticamente avremo la connessione tra il nostro, tra l'evento di pressione e il nostro slot. Tutte queste cose in verità non è, diciamo che Qtable ci permette di nasconderle abbastanza, per cui per ora ci passiamo sopra rapidamente e vediamo come funziona all'interno di Qtable. Proviamo a, e così iniziamo a vedere il designer di interfacce grafiche. Progetto. Ecco, oltre a sources e headers abbiamo anche ora forms. Ok? In forms abbiamo dei file 2B che sono, vabbè, sotto sono dei file XML, ma sostanzialmente sono dei file che possiamo modificare all'interno di Qtcreator, che ci permettono di generare del codice, ovvero sia di non dover dichiarare noi a mano un push button e aggiungerlo alla nostra classe, di non dichiarare il menu e così via. E quindi vediamo un po' ad esempio cosa si può fare attraverso l'interfaccia grafica. Questo è un semplice pulsante. Possiamo, quindi possiamo dargli un nome, non si vede magari, ma qui ci sono tutte le proprietà che possiamo assegnare al nostro widget, label, le dimensioni, il cursore da far vedere sopra, e in QObject vediamo che abbiamo l'object name, lo chiamiamo, non so, conferma, poi cambiamo il testo, ok. Adesso cosa dobbiamo fare se vogliamo associare a questo pulsante un metodo, un, diciamo, vogliamo associare a questo link a qualcosa, facciamo clic destro sul pulsante go to slot, ok? E qui ci sono tutta la lista di segnali che, no, che il pulsante espone, e c'è clicked, pressed, released, che sono quelli che abbiamo visto prima, o anche destroyed o custom context menu requested, che è l'evento che si scatena quando si fa clic destro sopra, sostanzialmente. Per cui noi vogliamo gestire il click, facciamo un clic su clicked e automaticamente ci ritroviamo nel file C++ on conferma clicked, che è quella, è la convenzione che abbiamo visto prima, okay? Vediamo che cosa è successo nel file H, ovvero sia nel file header. Tra gli slot, noi non stiamo a fare differenza tra privato e pubblico, tra gli slot ci è apparso automaticamente il designer di Qtcreator ci ha creato lo slot on conferma clicked, che di cui qui c'è l'implementazione, e qui dentro possiamo fare svariate cose, qualsiasi cosa. Ok, ora un po' di fretta, diamo uno sguardo rapido all'introspezione. In C++ c'è RTT, ovvero Runtime Type Information, che permette, ad esempio, se noi abbiamo una classe, di sapere, di ottenere il suo nome o di ottenere la lista dei suoi metodi e questo genere di cose. Però Qt offre un'alternativa, ok? E l'alternativa è appunto l'introspezione, o anche nota come reflection, tramite il metodo metaObject. Ovvero sia, se voi su qualsiasi quote chiamate metaObject, vi viene restituito un oggetto che espone tutta una serie di informazioni sulla nostra classe. Quindi il nome, la lista dei metodi, la lista dei segnali, degli slot, e i costruttori, la classe da cui eredita e così via. Vediamo un esempio. Allora, noi abbiamo sempre la nostra test class, che è un po' che avevamo creato noi, e ne creiamo un'istanza.
e poi chiamiamo il metodo istanza.metaObject, che ci restituisce un oggetto del tipo QMetaObject. QMetaObject, che abbiamo chiamato istanza info, che è una variabile istanza info adesso, su questo possiamo invocare il metodo className, che cosa ci restituisce? Ci restituirà il nome della classe. Oppure possiamo fare un ciclo, ciclare su tutti i metodi, ovvero cicliamo per i che va da 0 fino a istanza info.metodCount, ovvero sia il numero di metodi che la nostra classe testClass ha, e poi invochiamo il metodo i, ovvero sia prendiamo l'iesimo metodo, e poi prendiamo la signature. Questo che cosa ci serve? Per, ad esempio, forse è una cosa carina che si può fare in C++, cioè in Qt, per vedere le firme dei metodi, ovvero sia il tipo restituito, il nome dei parametri, il tipo dei parametri e così via. Ma questo comunque diciamo, non è che si usa tutti i giorni. Più utile invece è il invoke method, ovvero sia sempre tramite questo meta object è possibile invocare un metodo per nome. Quindi gli passiamo come primo parametro l'oggetto su cui vogliamo invocare il metodo e poi come secondo parametro un array di caratteri. Quindi se noi abbiamo il metodo saluta gli passeremo proprio la stringa saluta, okay? Questo risulta particolarmente utile in particolare per fare chiamate di tipo asincrono su altri thread, che però in questo momento non ci occupiamo. Per tagliare il talk che si sta delineando oltre l'orario prestabilito, vediamo rapidamente come si realizza un'applicazione grafica vera e propria. Faremo un semplice blocco note veramente basico. Iniziamo a vedere i componenti principali. Allora, come il buon vecchio programma C, non c'è niente di nuovo. Abbiamo il main, quindi gli argomenti, e dichiariamo la classe QApplication, che è quella che gestisce tutto il ciclo degli eventi, e quindi segnali, slot e tutto quanto, e ci offre quindi tutto questo balocco di funzionalità, e la lanciamo in esecuzione. Ora, normalmente quando uno si ritorna da un main, cosa pensa? Finisce il programma. Invece no, perché exec non ritorna, ma lancia tutto il suo ciclo di eventi. E quindi sostanzialmente viene avviata con app.exec, con application.exec, viene avviata l'applicazione vera e propria. Main window sarà la nostra finestra principale, e sostanzialmente prima di lanciare il ciclo degli eventi gli diciamo va bene, non sarà con .show. Ok, ma io direi possiamo vedere come funziona effettivamente. Abbiamo il nostro progetto, è una sorta di notepad come abbiamo detto, prima lo lanciamo per far vedere come funziona. Ok, questa è la nostra prima applicazione in Qt. Okay. Non c'è nient'altro che una casella di testo e un menu. Il menu c'è file, apri, e possiamo aprire ad esempio, non lo so, un file qualsiasi, va bene. Mai sorgito? Adesso vi faccio vedere, prima vi faccio vedere come funziona. Non so, abbiamo un file di testo qualsiasi che io ho usato per fare le mie slide, ok? Ma è sotto GPL? Sì, credo di sì. Ok, qui quindi possiamo scrivere e poi volendo è possibile fare salva con nome per salvare il nostro file da qualche parte, ok? Quindi un minimo editor di testo, niente di che. Vediamo come diselezioniamo un po', poi esci, devi anche di cosa fare. Ok, fare un po' di nome. Allora, abbiamo il nostro main.c++, come abbiamo visto lancia l'applicazione e abbiamo detto che mostra main window. Main window come è fatto? Andiamo sul suo file .h e vediamo che cosa c'è, quale funzionalità offre. Allora, abbiamo che main window deriva da main window, che a sua volta deriva da widget, quindi è sempre, anche la finestra è sempre un widget. È un object, e infatti abbiamo un istruttore di riferimento al genitore, il distruttore di cui ci ha parlato prima il buon Fede, e poi abbiamo degli slot. Ok, questi slot li abbiamo creati come abbiamo visto prima facendo clic destro, ad esempio andiamo sull'interfaccia grafica, qui andiamo sul menu, facciamo clic destro, allora per il menu appaiono qui sotto, ad esempio per questo è per apri, se facciamo clic destro, go to slot, trigger, che vuol dire quando clicchiamo sul menu apri, e ad
adesso non l'ha creato, però diciamo QCreator automaticamente ci crea lo slot corrispondente e adesso ci ha mandato all'implementazione. Che cosa fa? Non fa niente di particolare, richiama il metodo getOpenFileName di QFileDialog, che è una classe di Qt che permette appunto di aprire la classe che finestra apri usarla con nome, e ci restituisce il nome che è stato selezionato dall'utente. Con questo nome lo apriamo con QFile come abbiamo già visto prima, lo apriamo per solo lettura, ci apriamo sopra un QStream che è la versione degli stream di Qt che abbiamo già visto, e poi adesso introduciamo Qi. Qi che cos'è? È un se noi guardiamo nel nostro file H, qui la classe è piuttosto pulita, eppure descrive la nostra interfaccia grafica, cioè dov'è che diciamo che c'è una text box, dov'è che diciamo che ci sono dei menu, qui non è specificato. In verità dal file main.ui ci viene generato un file C++ che è nascosto da questa parte, ovvero sia UI main window. All'interno della nostra nel nostro DAT, diciamo, della classe UI, avremo tutti i nostri componenti, quindi menu, la casella di testo e così via. Infatti, se andiamo a guardare nell'implementazione, UI.textEditor ci permette di interagire con la casella di testo. Infatti, questa casella di testo si chiama TextEditor. Il codice facciamo impostiamo il contenuto della casella di testo su reader.read, ovvero sia leggiamo tutto il file e lo impostiamo come contenuto della casella di testo, e poi per la pulizia chiudiamo il file, salva con nome piuttosto simile, e per cui direi che non stiamo neanche a guardarlo. Concluderei rapidamentissimo, in una maniera super rapida, sul threading, ovvero sia, come ho detto, Qt astrae il thread sia su CPU sia su Windows che su POSIX tramite la classe Qthread. Per creare un thread dobbiamo fare nient'altro che abbiamo qui il progetto, vi farò vedere rapidamente. Noi vogliamo creare un thread, non dobbiamo fare nient'altro che realizzare la Qthread e implementare un metodo run, ovvero sia, noi abbiamo un thread, creiamo una classe e nel metodo run mettiamo il corpo del thread, okay? Andiamo a vedere come è fatto, la nostra classe si chiama saluta console, andiamo a vedere come è fatto il corpo e non fa nient'altro che stampare sullo standard output un messaggio, okay? Poi facciamo dal main, facciamo una cosa molto semplice, un metodo threads che si occupa di creare un centinaio di thread nella nostra saluta console, con start li esegue, con wait si mette in attesa che vengano terminati e alla fine li cancella, for each per ciclare sulla pull list di thread che abbiamo creato. Rapidamente vi faccio vedere che cosa succede se faccio questa cosa. Allora, abbiamo le nostre 100 volte stampato ciao, però come potete vedere si sovrappongono, perché non c'è alcun controllo sulla concorrenza, ovvero sì, ci sono dei thread che vanno, diciamo, in contemporanea e quindi si sovrappongono e viene tutto l'output sfadato. Un modo semplice per risolvere questo problema, che vediamo rapidissimamente anche perché mi stanno rinunciando, è i semafori, ovvero sia con un semaforo dichiariamo la nostra classe un semaforo e il semaforo ci permette di stabilire quanti thread contemporaneamente devono andare in esecuzione. Quindi con semaforo, se noi attorno al nostro, prima di scrivere sulla standard output, acquisiamo il semaforo e dopo lo rilasciamo, abbiamo una sezione di esecuzione in tutto esclusione, ok? Quindi proviamo a eseguirlo con questa nuova versione del thread. Io ho già preparato. E sostanzialmente, se tutto va bene, non abbiamo più sovrapposizione. E tutto viene eseguito un pezzo. Ok.
concludiamo qui perché purtroppo siamo andati fuori tempo. Mi scuso soccorso, ma ho un piccolo annuncio tanto da fare. Io sarò nella prossima lezione mi occuperò di K10. Quelli che sono venuti oggi senza portate, sappiate che la prossima volta io farò una sessione più o meno interattiva di programmazione. Quelli che non hanno KDE, cioè non hanno Linux con KDE sopra, uno, mi dispiace. Due, portate una chiavetta da 2 giga, così mentre sta spiegando le QT in modo più avanzato, passano i nostri fattorini a metterli sulle chiavette KDE con Linux, così durante la mia lezione potete programmare e divertirvi con KDE. Grazie.